La risoluzione approvata dal Consiglio regionale per il vice capogruppo del PDL Emiliano Di Matteo rappresenta un primo segnale verso i comuni abruzzesi penalizzati dall'ondata di maltempo. Anche una prima risposta concreta a quanto i comuni stanno facendo e stanno sopportando ormai da 10 giorni per fronteggiare questa eccezionale ondata di maltempo, perché la nostra preoccupazione è che nel momento in cui l'emergenza sarà finita e finalmente stiamo piano piano uscendo fuori dall'emergenza, naturalmente rimarranno da fronteggiare non soltanto le enormi spese sostenute, ma anche, questo è il nostro timore, le conseguenze che l'enorme accumulo di neve potrà lasciare sul nostro territorio. Quindi è evidente che i comuni, che sono stati comunque secondo me molto solerti e organizzati nel fronte, al di là di qualche sporadico episodio, nel fronteggiare l'emergenza, vanno però sostenuti poi nel momento in cui dovranno rendicontare le spese e soprattutto saldare i conti con i tanti fornitori che in via straordinaria ed urgente hanno prestato la loro opera in questi giorni. Quindi quello è quello che chiediamo al governo in questa risoluzione, cioè la possibilità di dare ai comuni non soltanto un ristoro concreto, quindi con dei fondi stanziati e che vadano a coprire buona parte spese sostenute, ma per esempio la possibilità di derogare dal patto di stabilità per quei comuni che debbono invece sottostare al patto per le spese sostenute, e la possibilità soprattutto di non applicare la famosa legge Tremonti all'Abruzzo, che prevede praticamente l'impossibilità di erogare in caso di calamità naturale fondi statali se non in presenza dell'aumento delle tasse. Ecco, ci sembrerebbe veramente una contraddizione in termini in questi casi, dover gravare oltremodo sulla popolazione aumentando i tributi locali. Quindi questo chiediamo nella risoluzione, e abbiamo anche aggiunto però la possibilità di dare mandato al Presidente di verificare la regolarità delle condotte dei concessionari dei pubblici servizi, perché qui credo che qualcosa effettivamente non sia andato come doveva, ed è giusto a mente fredda, con la serenità della, diciamo, del post emergenza, fare delle attente verifiche, perché se qualcosa non è andato come doveva e qualcuno non è stato in linea con le aspettative e con le responsabilità assunte con i contratti, è evidente che la Regione vigili, soprattutto per quelle che sono le competenze dei servizi a concessione regionale, vigili e provveda di conseguenza, perché i disservizi hanno provocato anche problemi all'utenza e ai cittadini, e queste cose è evidente che non devono più accadere.